Sarò più corto. No, effettivamente la Zeugma ha la nostra società ha sempre una veglia che guarda i trend e fa campagne di comunicazione. Quello che stiamo registrando adesso sarà messo online. Se voi avete lasciato la vostra indirizzo mail, noi potremo lanciarvi eventualmente mandarvi una piccola mail. Potrei mandarvi una piccola mail indicandovi dove ci saranno, dove si potrà vedere il convegno, si potrà rivedere il convegno di oggi. Avvicinate, sei alto. Ok, ci siamo? Wow. Ok, è stato citato varie volte Karl Popper. Vorrei fare una piccola comunicazione di servizio per gli specialisti. Le traduzioni italiane e francesi non sono complete e bisogna andare a leggere l'originale della la società aperta ai suoi nemici, perché in realtà ci sono varie cose in più nell'originale che nelle traduzioni italiane. Dunque, lo dico solamente per quelli che sono interessati, perché oggettivamente la cosa è interessante. Allora, io mi sono interessato più in particolare sulla teoria del complotto e ho provato di fare un paragone tra teoria del complotto e guerra asimmetrica. Ogni teoria del complotto resa pubblica ha l'effetto di una piccola bomba. Bersaglia direttamente un gruppo, una comunità o un'istituzione, ma alla fine attacca anche i nostri valori comuni di democrazia e di ragione. Così come il terrorista armato mina il senso di sicurezza di una società, il terrorismo informazionale mina il legame dei membri di una società. E il terrorismo informazionale è lanciato dai complottisti. I complottisti sono una minoranza, ma è molto attiva e molto motivata. La loro ideologia mina le fondamenta del nostro sistema politico e sociale. È una vera guerra asimmetrica. L'analogia è significativa e ci consente di comprendere il fenomeno da un'altra prospettiva. La guerra asimmetrica si verifica quando la superiorità militare non è più sufficiente per sconfiggere un nemico più debole in armamento. Questo nemico compensa la sua inferiorità, la sua debolezza, con una risoluzione ideologica molto forte e una strategia di combattimento adeguato al suo status, il terrorismo, per esempio. Questo si verifica quando la superiorità in termini di legittimità e credibilità dei grandi media, dell'istituzione e del governo, non sono sufficienti per imporre una verità ufficiale a tutti. Allora, piccoli gruppi di resistenti, di ribelli, conducono una guerra asimmetrica alla verità rivelata. È una strategia del debole contro il forte, è una guerra fatta per il controllo della verità. Mind is the weapon. La mente è l'arma. Quanto più forte è il potere, giornalistico, scientifico, governativo, tanto è più debole l'individuo o il gruppo sottoposto alla verità ufficiale e più intenso sarà l'uso fatta del terrorismo informazionale, dalla teoria del complotto, perché ogni teoria del complotto è una bomba lanciata contro un bersaglio. I teorici della cospirazione sono prima di tutti impotenti, si sentono incapaci di controllare eventi che sfuggono, sentono che stanno perdendo il controllo e la sensazione di perdere il controllo dà la sensazione di impotenza. Per arginare la sensazione di impotenza cercano di trovare delle spiegazioni e alla sensazione di perdita di controllo rispondono con un'accusa e tutto torna in ordine. Il loro sistema di interpretazione dà un significato dunque a tutte le disgrazie del mondo. Voler essere rassicurati provoca credulità. Per sfuggire all'ansia provocata dalla marcia caotica del mondo, si vuole spiegare l'inspiegabile e dominare l'incontrollabile. Il cospiratore ha una passione per la divulgazione, il gusto della rivelazione, il piacere della trasgressione. Si considera un ribelle, un trasgressivo, un disobbediente e questo lo gratifica. Vive in un mondo di guerra permanente e segreta, in un mondo sottomesso alla legge della sfiducia e della diffidenza. Per lui tutto è collegato, ma in un modo occulto. Nullo è per caso, le coincidenze non esistono, niente ciò che sembra, le apparenze sono fuorvianti. Chi beneficia del crimine, cui prodest? Ha anche la passione dell'accusa, della denuncia, della condanna morale, dei pseudo responsabili. Sono piccole bombe di informazione lanciate contro i suoi presunti nemici. Queste bombe informative esplodono continuamente e finalmente la realtà cambia senso. I vaccini non sono più benefici, anzi attaccano la nostra salute.
e il terrorismo informazionale ha compiuto l'opera, ha riformulato la realtà sotto l'angolo della cospirazione. Il generale Francard dimostra che nella complessità della guerra il primo belligerante che dà un senso a un conflitto prende automaticamente il vantaggio sul suo avversario. Insomma, la guerra è prima di tutto una guerra del senso. Nel contesto di questa guerra mentale, le varie operazioni di terrorismo informazionale sono di natura psicologica. Attaccano direttamente le credenze, le culture, i valori per disorientare e riorientare, per riformulare le legittimità e le lealtà. Questo è ciò che i teorici della cospirazione stanno cercando di creare, una rottura piuttosto che una distruzione, la rottura del legame che unisce i cittadini alle sue élite, ai suoi intellettuali, ai suoi scienziati. La rottura infrange la fiducia e crea sfiducia, ritira la legittimità e indebolisce il potere. Il terrorismo, con i suoi attentati contro i civili, si basa su mezzi tecnologici poveri, allo scopo di influenzare il nostro comportamento, e per farlo gioca sulla nostra percezione del pericolo. Il terrorismo informazionale, anche lui, segue sua grammatica e analogamente agisce sui nostri pregiudizi. I politici rubano, sono sempre avidi, sempre di fidarsi del medico, gli ebrei sono sempre dei traditori. Una volta, insomma, questi sono quelli tipi di pregiudizi che sono lanciati. Una volta lanciata la teoria della cospirazione, influenza la percezione che abbiamo del gruppo target, come l'abbiamo visto adesso, tipo industriali, i medici, eccetera, eccetera. Per amplificare questa percezione del pericolo, i terroristi usano oggetti quotidiani per attuare i loro attentati. Qualsiasi oggetto quotidiano nelle loro mani può diventare un'arma, una forbice, un camion, un cacciavite, un bulldozer. I complottisti, non avendo tutte le risorse dell'istituzione per fare la guerra alla verità ufficiale, useranno anche loro sempre infimi dettagli per interpretarli al loro uso e consumo. Una foto sfocata, un lapsus, una svista in una descrizione, una rassomiglianza, i più piccoli dettagli, più innocui, possono diventare elementi centrali del millefoglio esplicativo che, sommato a tutte le altre spiegazioni, costruirà una realtà alternativa plausibile, sempre collegata ad un'accusa. E, proprio come l'attentato ha come caratteristica principale di generare effetti molto più importanti dei suoi soli effetti fisici che provoca, l'arma della teoria complottista può essere in grado di disorganizzare l'agenda politica di un paese, di provocare fallimenti, rovinare delle vite e, nel peggiore dei casi, se il complottista prende il potere, di provocare guerre e massacri. Il terrorismo, vero, quello lì che fa attentati, è una guerra, è uguale a una guerra permanente, è veramente la fine della pace. Per il terrorista informazionale, paladino della teoria del complotto, anche le battaglie delle interpretazioni non si fermano mai. Il complottista aspetta la guerra calda, per lui è la crisi che gli permette di scatenarsi. La prossima guerra che Israele dovrà sostenere per la sua sopravvivenza sarà pane benedetto per l'antisemita. Il prossimo crash, la prossima bolla economica che scoppierà, il prossimo risultato elettorale, insomma, la prossima sorpresa che ci assalirà provocherà immediatamente le teorie complottiste e il suo potere di convincimento sarà demoltiplicato dalle crisi fino a rischiare a diventare un'opinione maggioritaria. È una guerra di logoramento per stancare il sostenitore della società aperta, degradando le sue forze morali, intaccando sistematicamente le sue vulnerabilità. Perché nella guerra asimmetrica, cioè che la nostra forza diventa la nostra debolezza, e il nostro spirito critico, il nostro spirito ribelle, il nostro spirito scientifico che si ritorce contro di noi. Anche valori positivi come l'empatia, la tolleranza o la compassione possono essere manipolati. Proprio come il terrorismo, che esiste solo nelle società di comunicazione aperte, dove i cittadini vengono sistematicamente informati dell'attacco, i nostri media divengono trasformati in una scatola di risonanza, contribuendo involontariamente al successo della strategia del terrore. In una società totalitaria, con la censura, il terrorismo non esiste. L'attacco è tenuto segreto e questo rende la strategia del terrore inefficace. Allo stesso modo, i nostri valori di apertura, ragione, scetticismo, dubbio, pensiero critico, permettono ai complottisti di creare cospicue teorie cospirative e di diffonderle.
Difficile attuare strategie di difesa che diventano facilmente paradossali. Sono come i cerchi difensivi attorno agli aeroporti, dove ogni passeggero è costretto a superare 5 livelli di controllo diversi prima di accedere all'aereo. Governanti o industriali, ad esempio, cercano continuamente di dimostrare la propria autenticità, la propria onestà, fornendo sempre più informazioni per i loro elettori o consumatori. Tutti tentativi di trasparenza che sono dei primi livelli di difesa. Ma il desiderio di trasparenza alimenta inevitabilmente il sospetto. È impossibile eliminare totalmente le varie teorie della cospirazione che appaiono sul mercato cognitivo delle nostre società aperte. Possiamo solo accendere controfuochi razionali e ridurre il loro impatto, soprattutto perché la prevenzione degli argomenti è impossibile. I teorici complottisti hanno sempre il vantaggio dell'iniziativa, almeno a livello concettuale della preparazione delle teorie. Ma una volta che le teorie sono state diffuse, contro esperti o argomentazioni sono sempre in ritardo e il danno è fatto. I giornalisti in questo senso si trovano in prima linea in questa guerra. Sappiamo che una dottrina indicativa di comportamento tattico o strategico è sempre pericoloso di per sé, perché può rivolgersi contro se stessa. Quando si passa dal statuto di linea guida a procedura, si limita infatti l'iniziativa e l'autonomia dell'ufficiale in combattimento. Si corre così il rischio di non essere in grado di adattarsi all'ambiente in cui si combatte. I giornalisti sono in questo caso. Sono i primi a soffrire questo stesso rischio delle procedure. In ben pochi sono in grado di adattarsi e rispondere alle teorie del complotto, benché molti di loro ritengono che la loro mission sia quella di salvaguardare la verità ufficiale. In pieno hubris si considerano spesso in missione per il bene di tutti e nel voler salvaguardare la pace sociale filtrano e impediscono il passaggio di certe informazioni. Questo è esattamente ciò che fanno le dittature. E i media ufficiali cadono così nel fenomeno dell'enantiodromia, la trasformazione delle cose nel loro contrario. Quando volere fare il bene, fa il male. Insomma, è la nostra democrazia che viene attaccata dal terrorismo informazionale e dal suo spirito complottista, sia con i suoi effetti perniciosi sul legame sociale e la struttura dei nostri valori, ma anche per le strategie difensive che i nostri governi cercano di attuare per difendersi, mettendo così in pericolo il senso proprio della democrazia con nuove leggi liberticide, si potrebbe dire due cose su quella ultima di Macron. Eppure c'è urgenza. C'è, in una ricerca del Journal of Democracy di Yasha Munk, risulta che il 72% dei americani considera come essenziale di vivere in democrazia. Ma questa percentuale scende al 30% tra i millennials, che non considerano essenziale di vivere in democrazia. È tempo di adattarsi alla lotta contro il terrorismo informazionale, contro le teorie del complotto e di condurre una guerra epistemologica. Grazie.